Sto pensando che forse è il momento di comprare un Gorillapod o qualcosa comunque per tenere la videocamera non sopra i pezzi dell'IKEA. Comunque sia, in questo video vi mostrerò una piccola tecnica che più che per l'effetto che vi mostrerò serve per l'effetto che useremo dentro ad After Effects. Che si chiama time displacement. Vi faccio vedere prima un'anteprima adesso della tecnica del video, scusate, che andremo a realizzare insieme. È una cosa molto molto particolare e strana che, fidatevi, non ci vuole niente per realizzarla, ci vuole un pochino di più per capirla e riuscire ad applicarla in contesti un pochino differenti. Perciò seguitemi su After Effects. Benissimo, su After Effects prima di tutto importiamo il nostro video in una nuova composizione in questo modo. Come avete visto, la risoluzione del video, pur essendo a 1080x720, il frame rate è a 50 fps. Questo è importante quando si fa questo tipo di effetto perché si ha bisogno di una cosa chiamata risoluzione temporale maggiore possibile. Nel senso che, dato che dobbiamo agire sul tempo, è fondamentale avere un'immagine in cui si conosce la maggior parte di informazioni sul tempo, e questo involve un frame rate più alto. Quindi è importante scattare ad almeno 60 fps. Io purtroppo non potevo con la mia reflex, però almeno 60 fps ci vogliono. E poi, se potete, andate anche oltre. Molto bene, questa è la clip che utilizzeremo. Sono io in casa con una berretta, lasciamo stare, e che faccio questo movimento molto lento e su ripresa, su cavalletto naturalmente. Sono molto lento perché in questo modo ci sono comunque più informazioni, perché usando 50 fps e andando molto lenti le informazioni su cui lavorare sono maggiori. E è molto importante, non sottovalutatelo questo aspetto, perché se utilizzate i normali 25 o 30 fps e vi muovete rapidamente, vi viene un video pieno di bending, cioè di strisce che non corrispondono, cioè che non sono lineari, diciamo. Adesso vi faccio vedere, sto anche facendo vedere un esempio, spero. E per evitare quello fate come vi ho appena detto. Bene, possiamo tagliare la clip nei punti che ci interessano. Da notare l'ultima parte qua, come sculetto, bellissimo. Vabbè, possiamo portare la clip all'inizio e tagliare alla fine. Ecco qua. Bene, ora dobbiamo creare, intanto magari rinominiamo questa composizione, magari la chiamiamo Effect, molto serio. Creiamo una nuova composizione andando su tasto destro, New Composition, e la chiamiamo Map, semplicemente Map. Qua diamo le stesse impostazioni di questa composizione, quindi anche la stessa durata magari. E la risoluzione è sempre nella stessa composizione. Clicchiamo su OK. Benissimo, andiamo su Layer New Solid e creiamo un nuovo background. Il colore non è assolutamente importante perché adesso andiamo negli effetti e cerchiamo l'effetto Gradient Ramp. Se volete lo potete anche prendere da qua, così. Effect, Generate e Gradient Ramp, eccolo qua. E allora, intanto facciamo così, facciamo l'effetto come ve l'ho insegnato io, diciamo, e poi andiamo a cercare di capire un po' come funziona. Per adesso mettiamo i colori, lasciamo i colori così, non c'è problema. E torniamo nella composizione Effect. Ci trasciniamo la composizione Map e la mettiamo in fondo. In pratica sarà sotto così. Poi al video principale, applichiamo un effetto molto molto utile che si chiama Time Displacement. Eccolo qua, displacement, che ha quattro parametri. Dunque, if size layer, in pratica, se la dimensione del livello map è più grande, la adatta, ma questo non ci interessa. Quel che ci interessano sono le altre. Primo, time displacement layer. Questa è dobbiamo scegliere il nostro livello di map. E poi, in sostanza, che cosa fa l'effetto? Intanto andiamo magari in un punto. Vedete che cosa fa prima e dopo. Dunque, l'effetto applicato a un certo video mappa diversamente il tempo, nel senso che magari se diamo un'occhiata anche alla mappa sotto è più facile. Nel punto di mezzo qua, che essendo una sfumatura lineare, in questo punto sarà grigio 50%, in questo punto qua
i pixel saranno quelli che corrispondono al tempo originale. Se noi vedete che in questo punto a metà, vedete che non cambiano i pixel. Sono sempre lì, ruotano attorno alla metà, in sostanza, ruotano per dire. Però in questo punto rimangono quelli. Se andiamo in un punto gradualmente più bianco, vedete che bianco va avanti nel tempo, nel senso che questo punto è già più avanti nel tempo. Se noi disattiviamo l'effetto, normalmente sarebbe qua. Però, essendo in quel punto più bianco rispetto al grigio 50%, vedete che utilizza i pixel più avanti di quanto? Di un secondo. È questo qua. Stessa cosa vale per il nero, nella parte qua nera. Non utilizza i pixel, diciamo, che corrispondono al grigio 50%, ma va, essendo nero, va a vedere i pixel che sono indietro, letteralmente nel tempo, di quanto sempre di un secondo. Quindi, intuitivamente, se noi riportiamo questo a 0, vedete che mi fa vedere i pixel così come sono. Posso anche andare in negativo, se voglio, e se io lo aumento ancora, vedete che i pixel qua su in alto sono sempre più indietro nel tempo e questi sono sempre più avanti nel tempo. L'effetto naturalmente si gira un po' così, semplicemente perché io mi sono girato nella clip. Quindi, per adesso questo magari lasciamolo così a 2,2. E andiamo a vedere un pochino qua, a zoomare. Vedete che c'è molto molto bending, molto molti artefatti, ecco. Questa è la più grande limitazione dell'effetto, diciamo. Ed è dovuto al fatto semplicemente che io ho filmato a 50 fps e non mi era consentito andare oltre. Sfortunatamente con una ripresa così sarà impossibile debellarlo del tutto. Quello che possiamo fare è aumentare la time resolution. Per esempio, se impostiamo 120, vedete che leggermente cambia, ma neanche di tanto alla fine. L'unica cosa è che in teoria questo parametro lo potete alzare quanto volete, però più lo alzate, più farà fatica il programma. E una volta capito questo concetto, ecco qua, vedete, molto molto interessante. Una volta capito il concetto, questo si può applicare anche a diverse situazioni. Mi spiego meglio. Noi qua abbiamo utilizzato una mappa lineare fondamentalmente. Quindi con la sfumatura che va da nero a bianco in modo completamente graduale. Ma quello che possiamo fare è andare qua dentro e magari duplicare questo livello e andare a cambiarla e mettere radiale. Magari portiamo questo punto al centro e questo punto lo portiamo qua. Cosa succede se facciamo così? Beh, nella maggior parte dei casi è quasi impossibile prevederlo, perché a meno che voi non abbiate l'occhio proprio per capire che qua andrà più indietro, qua andrà più avanti, oppure se li scambiamo, vedete che cambia tutto. E questo è un po' il bello dell'effetto che bisogna sperimentare soprattutto. Ma proviamo a fare un'altra cosa. Proviamo, per esempio, a fare un nuovo solido, a farlo bianco, bianco completamente. Eccolo qua. E a farne un altro nero. Ok, magari mettiamo quello nero sotto. E magari prendiamo la penna, attiviamo il roto Bezier, non so come lo dicono gli americani, e proviamo a fare un po' di forme a caso. Vedete, magari facciamone anche un'altra, facciamone due. Così. E andiamo a sfumarle tantissimo. Però facendo in modo che rimanga un po' di bianco totale. Vedete cosa può venire fuori da questo effetto? È una cosa stranissima ed è quasi impossibile prevedere che cosa verrà fuori. E inoltre, assolutamente niente vi vieta di animare questo effetto. Per esempio, io potrei magari duplico questo livello della cosa lineare, ecco. Magari metto un punto qua e metto un punto qua. Io posso, per esempio, dargli un keyframe a lui e magari anche a lui, cioè ai punti, vado un po' più avanti e sposto tutto. Vedete che è un po' difficile prevedere cosa verrà fuori. Il concetto dell'effetto spero l'abbiate capito, utilizza il bianco e il nero e quindi e tutte le sfumature dal bianco al nero per dare un diverso tempo all'immagine. Vi faccio giusto vedere, per esempio, se noi mettiamo 4, vedete cosa viene fuori?
Anche questa è una cosa abbastanza interessante. Ed è molto interessante per quanto riguarda la motion graphic, in quanto semplifica tantissimo le cose. Comunque, detto questo, io vi invito a sperimentare con questo effetto il più possibile. Una cosa che non vi ho detto è che è importante lavorare in 16 bit per channel, nel senso che se in questa mappa vedete che ci sono varie sfumature, varie gradazioni di bianco e nero, se si hanno più informazioni, quindi anziché 2 all'ottava, 2 alla sedicesima informazioni, vedete che sì, diciamo, l'effetto viene più morbido, nel senso che è più facile calcolare le informazioni. Per esempio, così siamo a 8 bit per channel e si cambia o con alt click qua oppure cliccando e cambiandolo manualmente da qua. Vedete che con 16 bit cambia già. Quindi lavorando con 16 bit per channel, con un movimento lento e sperimentando con le map, si ottiene questo effetto dello slit scan. Forse non l'avevo detto all'inizio, comunque si chiama slit scan questo effetto, che è un po' lo stesso principio del di quando nelle gare di atletica si fa il cosiddetto photo finish. Benissimo, il video è finito e spero che la tecnica che vi ho spiegato in questo video vi sia utile, che in qualche modo la utilizzerete nei vostri progetti. Se avete creato qualcosa, mandatemelo in qualche modo, come vi pare, anche su Facebook, e io sarò ben felice di guardarla e di darvi qualche consiglio, e se vi fa piacere la potrei anche mettere alla fine di uno di questi video. Ringrazio Luca per aver fatto questa clip, che è davvero spettacolare. Il tracking è fatto benissimo, forse un pochino meno bene, cioè dico così, il missile che forse è un pochino troppo definito, forse la luce non è il massimo, ma io dico questo da totale inesperto, è solo una cosa che vedo così a occhio. E per il resto il tracking è fatto davvero bene, il posizionamento in 3D è qualcosa di fantastico. Quindi mandatemi anche voi le vostre clip. Niente, se avete voglia iscrivetevi, però niente, ciao. Mamma mia, quanto è pesante sta videocamera.